Insomma, Rose, vuoi dirmi che cosa stai combinando? Mi sto allenando a tenere la maschera! Ricordi? Stasera c'è il ballo in maschera! Dovresti fare dei buchi per gli occhi! Non importa! Stasera c'è il ballo in maschera! Che bello! Prima cerca di sopravvivere a questa giornata! Cosa potrà mai succedere? Bene, ragazzi, questa sarà la lezione di dragonologia più spericolata della vostra vita, perché oggi imparerete a volare in condizioni meteo a dir poco impossibili. Sì, Rose? Ma è una bellissima giornata! Ecco perché ho portato questa, la maschera della bestia! Per migliorare la vostra preparazione, miei coraggiosi studenti, ho deciso di usare l'oggetto magico della famiglia la bestia. In realtà vuole solo metterla in mostra. E adesso, ragazzi, ammirate il potere della maschera della bestia. Grazie al nostro oggetto di famiglia, cambio i fenomeni atmosferici secondo il mio volere. Wow! Ma tutto questo è fantastico! Come vorrei usare la maschera della bestia? Il nonno non mi ci fa neanche avvicinare. Beh, qualche nuvola e un po' di pioggia non faranno cadere dalla sella nessuno. No! Momento! La prova deve ancora cominciare! È per il vostro bene, ragazzi! Ma tanti laggiù! Precipitando! Aiutandola diventerò un vero eroe! Scordatelo! La salverò io! Io riesco a salvarmi da sola! Non ho bisogno di principi azzurri! È stato divertente! Facciamolo di nuovo! Ehi, niente male, Travis! Quella maschera, la regina delle nevi può sicuramente congelare l'intera terra delle favole. Che ne dici, nonno? Sono all'altezza di usare la maschera della bestia? Devi essere in grado di sopportare più di due fiocchi di neve come questi. Ora ti faccio vedere io! All'attacco! Sfortuna bestia! Non sei ancora pronto. La lezione è finita. Ci vediamo questa sera al ballo. Ragazzi, è il nostro primo ballo in maschera tutti insieme! Siete molto emozionati come me, non è vero? Non credo che sia possibile, Rose. Io sì. Credimi, sono davvero contenta stasera. Invece io sono felice che non ti sia messa una zucca in testa. Non farei mai una cosa del genere! Forza, andiamo! Non aspetti altro che un ballo romantico, non è vero, Astoria? Ma che cosa dici? Prima lo studio, non c'è tempo per le romanticherie! Benvenuti, ragazzi! Il ballo in maschera è stato organizzato per festeggiare il nostro adorato nipotino che ha vissuto lontano per un po'. È ora di presentarvi Sean la bestia!
Ciao! Ciao! Felice di conoscerti! Non è possibile! È proprio Sean! Astaga! Tu lo conosci, vero? No! Ciao, ragazzi! Ho preparato un regalino per tutti voi! Magia della maschera! Tutte le vostre maschere hanno un tocco di magia. Basta dare un colpetto. Bravissimo! Alla fine del ballo entrerà subito nella mia collezione da favola! Rose, stasera voglio regalarti un fiore. Per tutte le zucche! Aspetta! La mia maschera non è difettosa. Travis! Sean! Oh, ma guardati! Sei ancora il principino della famiglia, eh? Oh! Beh, ormai siamo diventati grandi, non è così, Travis? Ciao, scusami. Ciao, io mi chiamo Rose. Ciao, io sono Jai Ranocchio. Lui è Oak Biancaneve, lei Ling Ling Ventaglio di Ferro e naturalmente ti ricorderai di Astoria. Era proprio qui un momento fa. Astoria? Mi sembra di ricordare qualcosa. Ci vediamo più tardi. D'accordo. Ormai è così chiaro che c'è qualcosa fra quei due. Quindi, in un modo o nell'altro, li aiuteremo. Modalità agenti segreti! Sì, la lezione è stata un completo disastro. Ma non importa, perché sento che oggi è il mio giorno fortunato. Stai cercando una bella sfida, Travis? Certo, un giorno sarò all'altezza di custodire la maschera della bestia. E se lo fossi ora? Sono tutti in maschera. La regina delle nevi vorrà far entrare i suoi aiutanti. Scendi e fa la guardia alla maschera della bestia. Ma c'è il ballo! Sono molto felice per te, Travis. Penso sia fantastico. In questo modo puoi dimostrare il tuo coraggio al nonno. Già, fantastico. Ehi, che ne dici, Oak? Vieni a farmi compagnia? Sì. Per favore! Balla con me! Rimani con noi! Lascia Balla stare. Con me, Oak! Aspettami, Travis! Non ti guardare! Scusa! No! Penso che sarà fin troppo semplice stavolta. Sì, hai ragione, sarà fin troppo semplice. No! No! Non vedo più niente! Oh, attenti! Va tutto bene, tranquille! No! Non riesco a capire che senso abbia questa prova. Con tutte queste trappole nessuno riuscirà a toccare... Oh, è vero, me ne dimentico sempre. Ehi, chi va là? Beh, se volessimo dirtelo, non indosseremmo certo le maschere. Esatto. Chiudiamo questa storia prima che arrivi mia madre a prendersi tutto il merito. Mi chiedo dove nascondano tutte queste pietre! Ah, io ve l'avevo detto! Nessuno osa rubare alla famiglia alla bestia! Adesso farò in modo che le pietre attacchino soltanto te. Forza, andiamo. Oh, nonno! Ho combinato un vero disastro! Magia della neve! Oh.
cosa ci fai qui? Sono scappato da tutte quelle principesse da sposare. Beh, che tempismo, ma la prossima volta vedrai, ti salverò io. A dir la verità, ricordo poco di lui. Piangeva spesso. Astoria doveva salvarlo dai bulli in ogni situazione. Sean! Rose Cenerentola, giusto? Wow, non mi stancherò mai e poi mai di sentirmi chiamare in questo modo! Sei un'amica di Astoria, vero? Prova imbarazzo nei miei confronti. Cosa? Sei un principe da favola! Perché dovrebbe provare imbarazzo? Sai, quando eravamo bambini doveva sempre badare a me. Sean, devi soltanto dimostrare ad Astoria che puoi salvarla tu per una volta. Non so se ne avrò la possibilità. So già che correrà via appena mi vedrà. Stai pur certo che lei non ti riconoscerà? Lasciami indovinare. Anche tu stai evitando qualcuno. No. Voglio dire sì. In effetti è proprio così, ragazza sconosciuta. Vieni, siediti. Travis, che cosa ti è successo? Hanno preso la maschera. Il nonno mi rinnegherà come nipote. Hai visto chi l'ha rubata? Due ragazze, ma indossavano la maschera. Per tutte le rane, questo... non ci aiuta di sicuro. Non importa. Su, troviamola prima che l'allenatore e la bestia lo scopra. È il momento di rubare la maschera della bestia e usare il suo potere. Sono nervosa all'idea di dover parlare con una persona. È ridicolo. Non ho paura di terribili orchi e degli spaventosi test a sorpresa, ma mi preoccupa parlare con un ragazzo. Che succede? Scusa, sai, le maschere abito non durano molto. Lascia che ti aiuti. Cosa? Sei tu, Sean? Mi sento esattamente come te. Anch'io ero molto nervoso all'idea di parlarti, Astoria. Fermate quelle ragazze! Vi prendo io! Pessimo tempismo! Ora mi prenderò la maschera e tu verrai via con me. Nessuno sfugge alla mia collezione. No! Astoria! Magia della zucca! Prendila tu! No, non la voglio! No, prendila! No, non ci penso nemmeno! No, non è possibile! Perfetto! Adesso, grazie alla mia magia, potrò obbligare la maschera della bestia a obbedirmi! Avanti, ragazzi! Prendete la regina delle nevi! Subito! Ora che sono finalmente a casa, inviterò tutti i miei fantastici ospiti! Onda, scappiamo!
Va tutto bene, ragazzi? Va tutto bene? Ti sembra che vada tutto bene? Travis, ci riprenderemo la maschera della bestia! Cedere una piccola comparsa anche ai nostri aspiranti eroi. Regina delle nevi, siamo arrivati alla resa dei conti! Questi draghi bufera sono molto forti! Dobbiamo recuperare, siamo in svantaggio! È vero, ma cerchiamo di non pensarci troppo. Ehi, Sean, va tutto bene lì dietro? Non preoccuparti per me. Sean, prima mi hai salvata. Ti ringrazio. Ormai non sono più un bambino da proteggere, Astoria. Voglio che li trasformiate tutti in ghiaccioli al sapore di eroe. Favola del mio sogno! Scudo specchio, di te ho bisogno! Niente male! La maschera della bestia scatenerà il potere degli elementi su di voi! Non scapperete da questo! Mela marcia, è una tempesta fortissima! È vero, ma siamo allenati a cavalcare in pessime condizioni! Magia del ventaglio! Magia della furia! Non funziona! Prendere la mira è inutile con questo vento! Non ne abbiamo bisogno! Magia della zucca! Ammirate! Il missile guidato dai pompon! Non servirà più prendere la mira! Io ho paura che questo non basterà! Come può mettere in difficoltà la potentissima regina delle nevi? Lasciate fare a me! Ho in mente un bel piano! Davvero? Magia del ghiaccio! Scusate, ma la maschera è mia! Adesso! Magia della maschera! È ancora mia, ragazzi! Ehi, regina delle nevi, sei veramente sicura di aver preso quella giusta? Chi osa contraddirmi? Oh, ma che cosa hai fatto? La maschera è tornata dal suo proprietario. Vieni a prenderla se hai coraggio. No, guarda, ce l'ho io. Scusi, per caso parlava di questa? In realtà credo di averla io. Per non sbagliare le prenderò tutte. E già che ci sono prenderò anche tutti voi. Bene, il piano di Sean ha funzionato. Dai, invoca i tuoi insetti magici per prendere la maschera. Subito, Rose. Favola del mio sogno, della sfera ranocchio ho bisogno! È arrivato il mio momento! Tu mi hai ingannata! Magia del ghiaccio! Ma ci vorrà molto più di questo! Forza, ragazzi! Su, seguitemi! Sei pronta? Prontissima! Adoro ogni tipo di sfida, Hawk! All'attacco!
i miei ragazzi! Ci scusi, allenatore! Travis è rimasto lassù da solo! Rose, non è il momento di sottovalutare mio nipote. Sono sicuro che ce la farà. No! Regina del Nero! Ecco il potere della bestia! L'hai fatta, amico. Mi hai salvato tu stavolta. E anche tutti gli altri. Travis, a questo punto direi che sei tu la bestia più forte. Però non dimenticatevi di Sean. Non ce l'avrei mai fatta senza di lui. Bene, ragazzi. Davanti a voi ci sono tutti gli eroi del ballo in maschera. Bravo! Bravo, Travis! Quando ti trovi nei guai e non sai come farai, hai bisogno di me. Dai, dammi retta e vedrai. Certo, i problemi che hai non sono facili mai. Tu hai bisogno di noi. Hai bisogno di noi. Ti sembra strano, però se non ci riesci da un po', hai bisogno di me. Dai, dammi retta e vedrai. Non è mai semplice, ma il tuo sogno è poco più in là. Tu hai bisogno di noi. È così che si fa, tutti per uno.